Buongiorno fiorellini e fiorelline, pure oggi iniziamo un altro video che mangiamo. Ok. Sto divertendo a fare questo video perché mi piace, così mi fate compagnia, mi aiutate a fare questo percorso insieme. Grazie che mi incoraggiate, che mi aiutate tantissimo. Un mega bacio. E va bene, adesso come sempre bevo il tè. Ormai mi ci sto abituando, sta arrivando il messaggio qua, vabbè. Mi sto abituando e giriamo la fotocamera per fare il tè, per prendere il tè. Come sempre prendiamo, leviamo questa cosa del tè e mi sono scordata le fette biscottate. Aspettate un attimo. Ecco, ho preso le fette biscottate, ma vi voglio dire una cosa. Perché io sono strana su tutte le altre persone quando stanno a dieta le persone la prima settimana si muoiono di fame. Io invece mi sento così piena che mi è pure da. Non lo so, boh. Ieri, quando ho fatto pure il video, che ho mangiato questo qua e poi, mi sentivo così piena come se avevo mangiato non si sa che. Non so, pranzo quale, non so. Ieri pomeriggio non ho fatto neanche cosa, non so, boh. Vabbè, comunque, facciamo sciogliere le manopole per non far cascare la fotocamera, perché se no si gira. Ok, che manito, non c'è neanche il zucchero. Manito. Ah, prima bevevo l'estate, l'estate non si può bere più, ma a me mi è sempre piaciuto tanto il tè. Quando mi prendevo un dolore di stomaco con l'acidi, mi prendevo il tè al limone e mi si passava. Certo, ci mettevo lo zucchero. La differenza tra questo e quell'altro è lo zucchero, non è. Se no io ho bevuto sempre il tè, perché il latte mi ha sempre fatto male da quando sono piccola, infatti non lo so se. L'ho raccontato che mia mamma si pensava mi sarei chiuso lo stomaco, invece era intolleranze. Scusate. Ma cambra una tenda da sole qua. Che c'ho il sole fino qua. Mamma mia, fa caldo. Con le tende da sole, che, no, tende da sole, quelle che ti devono montare. Quelle che sono ricche, però fa una tenda da sole per coprirlo, per coprire da sole. Fa caldissimo. Tanto fa, mamma mia. Dopo, quando ho finito a fare la mia grande colazione, la mia grande buffata. No, ma a me mi riempie così che neanche la facevo prima, poi la colazione invece mo la faccio.
la differenza come spuntini. Mi devo andare a comprare il latte e l'insalata al pecorino, perché devo prendere l'insalata quella morbida. Io invece mangio l'insalata con l'altra, io le do tutte mischiate. A lui devo prendere l'insalata quella lì bianca, morbida, non so se avete capito qual è. Si sta avvicinando sempre di più il primo. Però da adesso al primo ho una cresima, che ieri dicevo comunione. Una cresima. A me mi ha detto quando vado su queste cose basta che mangio un po' e posso mangiare la pasta, un po' di pasta. Dopo mi ha capito chi è che scrive. Un po' di pasta, un pezzetto di carne e la verdura, insalata, roba così, e basta. Non posso mangiare l'antipasto, non posso mangiare i dolci, non posso mangiare queste cose qua. Vabbè, questo non c'ho. Sottofondo stai sentendo è il cane che si sta leccando. Aro, ti lecchi? Amore, quando sei bello. Quando sei bello tu, vero? Per questa razza non piace a nessuno. Sinceramente, sono più favoriti di Jack Russell che i Pitbull, eh? Io ho sia Jack Russell sia Pitbull. Più favorito Jack Russell. Credetemi. Ok, vediamo che sono 6 minuti che stiamo parlando. Io mangio piano perché ci fa dire di mangiare lentamente. Ci vediamo allo spuntino. Ciao. Ciao. Ciao fiorellini, ciao fiorelline. Adesso è l'orario dello spuntino. Mi tocca comprare, andare proprio da Fruttarolo, perché queste sono della Coppe. Da Fruttarolo prendere quelle mele più grandi, che deve pesare meno 2 etti, questa è più piccola. E vabbè, meno male che io quando sto a dieta non sono proprio affamata, mangio cose di meno, mangio, vero? Meno male. Buono. Buona però più qua. Comunque la voglia a mantenimento è solo una mezza, una settimana, quanto è che faccio di là? Però mi sento sgonfia. Vabbè, vediamo un po'. Mo' il primo devo andare, c'è tempo che mi dice se è andata bene o no. Comunque mi ha detto, io so, il grasso solo sullo stomaco e sulla pancia. Né braccia né vita, la pancia e stomaco. E basta. Vabbè, ora vi lascio e ci vediamo a pranzo. Ciao fiorellini, fiorelline, mi sono leccate i capelli che fa caldo. Core qua, fra un po' mi verranno tutti i miei capelli.
pure bianchi, perché qui c'è una rivescita grandissima. Allora, oggi mangio un'insalata per cambiare due cucchiaini di olio, la pasta, e per cambiare mangio questo qua, come si chiama? Salmone. Invece del pesce mangio 80 grammi di salmone. E pesce? No, il tonno devo mangiare, però ho le sostituzioni che invece del tonno posso mangiare altre cose. C'ho pure una volta, che era il piacere quello che hai detto, quello fa? Pure lo sgombro, una volta compriamo lo sgombro, mangiamo pure quello. Quando c'ho tonno. Quindi, allora, questo qua ci devo mettere il parmigiano. Mettiamo giù senza che si ribalta niente. Vediamo un po' così. Mettiamo due cucchiaini di parmigiano, mangiamo la pasta. E ora lo devo pure comprare questo parmigiano, finito. Una dieta che mangi tutti i giorni la pasta. Bello. Guarda, la mangiavo due volte a settimana. Quanta dieta. Allora. Vabbè, posso sostituire invece della pasta e patate, però... Quanti messaggi che mi sta mandando? Cinque. Buona pasta! Mm-hmm. Mangio tutta la pasta e poi ci vediamo. Ok, adesso ho finito da mangiare. Mo prendo l'insalata che la maneggiamo, due cucchiaini di olio, poi l'ultima cosa mangiamo il pesce, questo qua. Ok, mo mangiamo l'insalata, ci vediamo dopo, ciao. Ecco, ho finito e c'è pure Aro qua vicino. Però Arione, lui il nostro cagnolone grande, che a ottobre si deve fare il vaccino, è grosso, possente e muscoloso, c'ha paura dell'acqua. Io è bravo, però ha dato un bacetto pure al dottore quel giorno. Comunque ho finito di mangiare l'insalata. Adesso mangio il pesce. Io, non tu. Io. È mio questo, non è tuo. È mio questo. Sì. Si è messo pure a sedere. Bello, lui è il mio pesce. Questo a quello non gli piace il pesce. Mi si chiama questo pesce? Mi ascolto sempre. Salmone. Il salmone non gli piace. A me piace. Aro! È molto pericoloso e questo mi si mangia il pesce. Io lo cuocio, metto il sale. Non ce l'ho messo sale però, eh. Infatti è saporito senza sale. Non ci ho messo neanche il sale, però con la pendola antiaderente così, senza olio, così lo faccio come una griglia, no? A me mi piace grillo. 80 grammi, buona. Ci vediamo dopo, ciao. Ecco, abbiamo finito da mangiare. Era una. Poi adesso bevo l'acqua, ho con acqua minerale naturale. Ho preso questa della Coppe. Un litro e mezzo, due devo bere.
Del sale si beve, c'è affocato. Vabbè, adesso ci vediamo allo spuntino. Ciao, a dopo. Ciao Fiorellini, adesso è ora dello spuntino. Ho finito adesso a fare l'allenamento e mi sono fatta appena adesso la doccia. C'è i capelli, mangiamo la banana. La spezziamo perché, come dice la Kelly, potrebbe qualche uno pensa male con la banana. Che calo. E nulla, la banana mangiamo. Non c'è la buccia oggi. Eh? Ma pure lunedì c'è il problema della registrazione, speriamo riesco, faccio il tempo a venire a pranzo, farò un tempo, vedi? Devo portare mia figlia, quella c'è la bambina giù che deve, a Terni che deve fare una visita. Se pranzo la faccio. No, mi faccio quello la mattina e lo spuntino pomeriggio e cena. Non so se c'è tempo a pranzo, poi ho detto verso le una dovremmo stare a casa, però tocca vedere se la fanno entrare subito. Se trovi il traffico per ritornare, Terni lontano da qua. E poi? Che vuoi? Che vuole veri? Mi guarda poi! Un pezzettino, un pappino. Ok, adesso abbiamo finito e aspettiamo a ora di cena. Ciao, a dopo. Ciao fiorellini, fiorellini, ma ora di cena. 200 grammi di fagiolini perché mi ero rotta quelle che si chiamano di insalata, fagiolini mi piacciono di più, poi fagiolini, 2 etti di carne di pollo, petto di pollo e 60 grammi di pane. Ok, adesso mangiamo un pochettino insieme, poi dopo basta. Ok, non scottano pure i fagiolini perché lo fate adesso. Uff, uff, uff. Fagiolini. Ok, mangio i fagiolini e poi ci rivediamo. Ecco, abbiamo finito i fagiolini, 2 etti. Adesso mangio 2 etti di petto di pollo e poi ci salutiamo dopo, ciao. Ora mangiamo un pochettino insieme. Hai il pane che a me mi piace mangiarlo con pollo, se mangio pollo. Adesso ci vediamo dopo, mangio, ci vediamo dopo, ciao. Ecco fiorellini, fiorellini, pure oggi abbiamo finito da mangiare, wow! E perciò domani ci vediamo per iniziare da capo come oggi,
a mangiare la cosa della dieta. Oggi è finito il terzo foglio, un'altra volta l'abbiamo finito due volte il foglio e domani lo riniziamo, che sempre i tre fogli, e poi dopo fino al primo luglio facciamo questi dieta così, poi dopo vado dalla dietologa e vediamo se mi farà rimanere sempre questa dieta o la modificherà, non lo so. Poi penso che ci dobbiamo mettere d'accordo quante volte ci dobbiamo vedere per pesarmi e tutto. Ok, spero che vi ho fatto compagnia e che siete contenti. Che faccia lucida che c'ho, però non sudo. C'ho la faccia lucida. Forse perché mangio sano, non lo so. Ok, io adesso vi lascio perché è finito pure questo video e ciao, al prossimo video. Ah, non vi scordate il video di questa sera alle 18, eh? Ciao!